Quante volte nei tuoi video hai dovuto creare un effetto come questo e sei stato costretto a tagliare fotogramma dopo fotogramma, creando appunto gli spazi vuoti e saltare appunto da una clip all'altra per appunto creare sulla musica un effetto di questo tipo. Da oggi puoi usare il predefinito che ho creato, che appunto ti permette semplicemente attraverso un preset di creare questo effetto. Scarica gratuitamente attraverso il link che trovi qui nella descrizione www.jumpingframes ed importa il predefinito all'interno di Premiere. Come vedi ci sono quattro tipi, a seconda della sequenza si ha 25 o 30 fotogrammi e ho impostato diversi tipi di parametri, uno ogni fotogramma oppure un parametro ogni due fotogrammi. Ad esempio inseriamo il primo, 1x25 fotogrammi al secondo, ed ecco che trovi un parametro ogni secondo. Vedi? Lavorando sull'opacità passiamo da 100 a 0 e quindi alterniamo le due clip. Ecco, con un semplice click, passando appunto, inserendo un predefinito, hai creato l'effetto. Qui inseriamo, copiando la clip, ecco quest'altro predefinito che va a sostituire quello precedente, ed ecco un altro tipo di effetto. Qui nel secondo che abbiamo inserito abbiamo un parametro ogni due fotogrammi e quindi l'alternanza tra le due clip è più lenta. Andiamo un po' più avanti, cerchiamo un altro punto, ecco ad esempio qui, copiamo la clip, Alt o Command per copiarla, trascinare il mouse e copiare la clip. Se clicchi sul predefinito puoi cambiare il tipo di ancoraggio, se a inizio clip o a fine, oppure se in modalità scale, ossia scala, e quindi l'effetto verrà adattato all'intera lunghezza della clip. In questo caso, essendo corta, non ha un buon effetto. Allunghiamo la clip, andiamo a sostituire in modalità scale l'effetto e vedi che non è più un parametro, il fotogramma chiave inserito ogni fotogramma, ma essendosi adattato sarà, non so, ogni 2-3 fotogrammi. Così ad esempio se inseriamo il 2x25 fotogrammi al secondo in modalità scale, ecco che come vedi 1, 2, 3, 4, 5, 4 si è raddoppiato perché sono 2 secondi e quindi abbiamo un fotogramma chiave ogni 4 fotogrammi e quindi l'alternanza delle due clip è più lenta. Come vedi trovi, ecco, facciamo un altro esempio qui, ed ecco che giocando appunto sulla scale in base alla lunghezza delle clip o inserendo l'effetto come anchor point in, puoi appunto giocare sulla velocità dell'effetto e personalizzarlo in base alle tue necessità. Andiamo a inserire ancora qui un altro segmento di clip. Ad esempio mettiamo JF Jumping Frame 1x30, che chiaramente l'alternanza qui sarà ancora più veloce perché abbiamo in un secondo 30 fotogrammi. Chiaramente questo è più utile per sequenza a 30 fotogrammi, però già sai che a seconda della lunghezza della tua clip, se di un secondo, avrai appunto un parametro ogni fotogramma. Vedi che ogni predefinito va a sostituire il predefinito esistente, quindi non dovrai neanche cancellare l'effetto, ma basterà trascinarlo sopra per andare a sostituire i parametri esistenti. È veramente una soluzione molto comoda che ti permette di ottenere dei risultati veramente fantastici. Certo, se vuoi essere preciso, devi veramente, se vuoi andare a tempo con la musica, chiaramente impostare un fotogramma sul tempo musicale, ma spesso in passaggi musicali molto veloci è sufficiente veramente inserire un predefinito di questo tipo per ottenere il risultato desiderato. Come vedi, guarda, adesso non sto andando a tempo, a ritmo, voglio semplicemente farti vedere come puoi lavorare in maniera veloce inserendo ad esempio qui un jumping frame a 25 fotogrammi a 2x e 1x1x, vedi come crei effetti diversi. E quindi da oggi puoi risparmiare tempo e comunque ottenere grandi risultati, quindi puoi velocizzare il tuo flusso di lavoro per creare dei fantastici video.
scarica il predefinito cliccando sul link che trovi nella descrizione del video. Non dimenticarti di iscriverti al canale per rimanere aggiornato su nuovi video, nuovi effetti e aggiornamenti sul mondo di Adobe Premiere Pro.